Salve a tutti, io sono Nidio e questo è Al4+. Stimopolis, da quanto tempo vi ho parlato di questo gioco? Cioè, non ve ne ho mai parlato nel dettaglio, ma da quanto tempo vi dico che ho questo gioco e non riesco a portarvelo? Già in uno scorso video vi avevo detto di come io avessi questo gioco, mi fosse stato inviato, ma era tutto in tedesco. Beh, fortunatamente online si possono trovare le regole in inglese, perciò me le sono studiate. E oggi posso portarvi effettivamente la recensione di questo Stimopolis, che peraltro immagino sia un gioco che non avrete sentito così di frequente. Il motivo è semplice, perché il gioco per ora sul mercato esiste solamente in tedesco. Però presto, secondo i piani dovrebbe essere fine settembre, inizio ottobre, ma si sa che in questo periodo tutto viene rimandato, però speriamo fine settembre, inizio ottobre, ci sarà la campagna Kickstarter del gioco per poterlo pubblicare in inglese, se poi andrà bene immagino. Immagino anche nelle altre lingue. Il lato positivo è che di fatto sul tabellone di gioco, sulle schede, da nessuna parte c'è una scritta, quindi è tutto indipendente dalla lingua. Vero anche è che il regolamento è composto da, mi sembra, sulle 30 pagine, perciò se non conoscete l'inglese potrebbe non essere facile entrare nelle meccaniche di gioco, anche se di fatto appunto non è necessario l'inglese per poi poterlo giocare. Ok, fatta questa premessa su quando uscirà Stimopolis, su dove reperirlo, sul perché probabilmente non l'avevate sentito nominare così spesso prima di ora, vediamo che cos'è questo Stimopolis. Beh, il titolo parla da solo: un gioco da tavolo ambientato in un universo steampunk, in particolare ambientato in una città steampunk, e questa particolare città si sviluppa in verticale. Avete presente, no? Nei mondi steampunk ci sono tutte queste città piene di grattacieli, eccetera. Ecco, qua è proprio tutta la città come se fosse un mega grattacielo organizzato in 8 piani differenti. Ovviamente la società come sarà distribuita: nei primi piani di questo grattacielo città abita la popolazione più povera, quindi i meccanici, quindi gli operai, insomma, in generale. Andando su nei piani della città invece ci saranno le classi più benestanti, quindi i nobili e così via. Però non è su questo che si basa Stimopolis, non è una lotta sociale, cioè no. Stimopolis si basa su un'altra questione: è stato, diciamo, deposto il sindaco della città e c'è bisogno di un nuovo sindaco. Ovviamente i giocatori competeranno, i giocatori potranno essere da 2 a 4, anche se in realtà esiste una modalità in solitario che accennerò poi a fine video, ma i giocatori competeranno per diventare i nuovi sindaci della città. Ovviamente solo uno potrà avere la meglio sugli altri. E come faranno ad ottenere, a diventare nuovi sindaci? Beh, devono ottenere i favori del popolo, si sa, però devono ottenerli in un modo un po' particolare, perché il sindaco di una città steampunk deve saper armeggiare meccanicamente, quindi deve essere un po' un meccanico, un po' un ingegnere, insomma. Per poter portare avanti la propria campagna elettorale, infatti, ogni giocatore sarà dotato di un veicolo per potersi muovere nei vari piani della città. Questo veicolo è un aeromobile, un dirigibile, insomma, e la particolarità del gioco è la vostra plancia personale. Voi avete proprio questo dirigibile che piano piano, andando avanti nella partita, dovrete potenziare, dovrete migliorare, mettendogli vari potenziamenti per farlo produrre più velocemente vapore, in modo tale da farlo salire più facilmente sui piani alti della città, oppure dovrete mettere le varie bandiere appese a questo dirigibile, così che la vostra campagna abbia più successo. Abbiamo parlato in modo generico dell'ambientazione, che in realtà è proprio ridotta all'osso all'interno del regolamento, ma a me piace sempre astrarre e metterci una mega ambientazione all'interno dei giochi da tavolo. Però vediamo un po' in pratica in cosa consiste questo gioco da tavolo. Avete visto il titolo? È un gioco per esperti, e lo sottolineo, non è un gioco semplice. Questo non è un gioco che uno potete dire è il primo gioco da tavolo, gioco a questo, no. È molto complesso, non tanto a livello di quello che potete fare in un turno, perché le azioni, vedremo tra poco, saranno 3, non così tante, ma tutto ciò che dovete organizzare, tutte le possibilità che avete, non è assolutamente semplice da un punto di vista strategico. E tutta questa complessità è un po' il motivo per cui, quando ho aperto la scatola la prima volta, volevo spararmi. Nel senso, è estremamente complesso e è un periodo in cui ho poco tempo, da tipo 5 mesi, ma insomma, per fortuna però il regolamento in inglese è spiegato molto bene, è molto preciso e molto chiaro, perciò non ho avuto troppe difficoltà ad immergermi nella struttura di gioco. Vediamola questa struttura di gioco. La plancia di gioco, la plancia principale di gioco, è composta proprio da tutta la città, come vi dicevo, una città che si sviluppa in verticale, quindi anche questa plancia sarà enorme ed è suddivisa negli 8 livelli della città e poi in alto, diciamo, nella parte della
cupola della città c'è poi il segnapunti, perché durante la partita quello che farete sarà ottenere punti. Alla fine della partita chi avrà più punti diventerà il nuovo sindaco. La preparazione della plancia è estremamente lunga, quindi un setup molto lungo. Ogni livello infatti è divisa in due parti: una parte del mercato dove potete comprare nuovi macchinari per il vostro dirigibile, e una parte invece che è definita, diciamo, la fabbrica, dove invece potete fare delle azioni relative a quel piano. Perciò nella preparazione iniziale dovrete, soprattutto nella parte del mercato, prendere delle tessere che sono pescate casualmente di volta in volta e vanno dalla, si chiama, capacità 0 alla capacità 3, quindi devono essere di un determinato tipo, non è che le mettete a caso, quindi la preparazione è molto lunga. Però poi, una volta che avete preparato tutto, in realtà al di là di questa plancia immensa non è che vi occuperà troppo spazio. Beh, per dire un paragone che non sta né in cielo né in terra, uno zombicide vi occupa più spazio, ecco, per dire, perché c'è tantissima roba nella scatola, c'è tanto da mettere sulla plancia, ma una volta che avete sistemato tutto è tutto abbastanza lì, cioè non è che dovrete aggiungere cose intorno al tavolo, no, anche perché ad esempio non ci sono proprio delle carte, quindi non avrete una mano di carte, non c'è, quindi alla fine ci vuole tanto a prepararlo, ma una volta preparato è tutto lì. Ora passiamo alla parte più difficile per me da spiegarvi, cioè le regole, queste benedette regole, sono tantissime queste regole e non so come fare in un video così a spiegarvelo, ma cercherò di essere il più sintetico possibile pur facendovi capire in che cosa consiste il gioco. Il gioco è suddiviso in turni, tocca a voi, poi al giocatore successivo e così via, quindi il gioco proprio continua, è diviso a turni, non ha particolari fasi eccetera. Voi come primo giocatore, tra l'altro bellissimo il segnalino del primo giocatore, vabbè, voi durante il vostro turno potrete fare una sola fra le tre azioni disponibili. Vi ho detto tutta questa complessità, è difficile, però le azioni disponibili sono solamente tre. Vediamole una alla volta. La prima azione è quella di aumentare la potenza del vapore. Come vi ho detto, il vostro obiettivo è quello di salire piano piano nei piani più alti della città, così da ottenere anche i favori dei nobili. Ovviamente più in alto dovete andare, più potenza dovete avere. La potenza nel mondo steampunk è rappresentata dal vapore, diciamo è la benzina. Per poter andare in alto, quindi innanzitutto dovete aumentare la potenza del vapore che avete. Voi sulla vostra plancia avrete all'inizio della partita tre segnalini che sono messi all'inizio di questo tracciato del vapore. Ogni numerino di questo tracciato indica il livello della città a cui potete arrivare con il vapore che avete. Ad esempio, all'inizio della partita il segnalino più avanti nel tracciato con quello potrete al massimo arrivare al secondo livello della città. Bene, con l'azione di aumentare la potenza del vapore, voi semplicemente potrete spostare questi segnalini verso destra lungo questo tracciato, così da poter poi raggiungere con un'altra azione che vedremo dopo i livelli più alti della città. Il numero di caselle di cui potete aumentare questi segnalini è dato dal numero di boiler che avete sulla vostra aeronave. Ad esempio all'inizio partita ne avete 2, 3 o massimo 4. Supponiamo che io avanzi di 3 o muovo uno dei miei segnalini di 3 caselle verso destra, quindi a quel punto potrò arrivare ad esempio al livello numero 5, o muovere ciascuno di uno, ad esempio muoverne uno di 2, uno di 1, potete fare un po' la combinazione che preferite. Oppure posso fare anche una cosa molto ganza, cioè se un segnalino, quando dovete muoverlo verso destra, incontra un altro segnalino, lo scavalca e conta come un solo movimento. Perciò se voi muovete, ad esempio, ce ne sono tre, muovete quello più a sinistra di tutti, scavalca gli altri due e quello è un solo movimento. Quindi se fate i movimenti così, con tre movimenti potrete muovere tutti e tre ed arrivare molto in alto con la potenza del vapore. Non è finito qua, esistono anche dei booster per fare questa azione, che sono dei segnalini che mettete sopra ad una casella del vostro tracciato che in un certo senso ve la tappa, cioè voi a quel punto quella lì è piena, quindi con uno arrivate, tipo se ho la casella numero 5 tappata, dal 4 vado direttamente al 6 e così aumento più velocemente la potenza del mio vapore. Questa è la prima azione, però ovviamente se non sapete le prossime azioni direte: ma che cosa mi è servito tutto questo? Bene, ci arriviamo. La seconda azione è proprio quella di utilizzare il vapore in un certo senso per prepararvi ad andare in un determinato livello. Vi ho detto, ora se avete il segnalino sul livello numero 5 vuol dire che voi potete arrivare al livello numero 5, sì, però con la seconda azione non ci arrivate al livello numero 5, potete prenotare in un certo senso il vostro movimento. Con questa azione voi potete prendere uno dei vostri segnalini, uno solo,
e metterlo sul livello corrispondente. Quindi ero a livello 5, lo metto sul 5. Sul livello lo posso mettere o nella zona proprio della fabbrica, quindi o in una di queste due o tre caselle a seconda del livello, che vi darà, vi permetterà di fare determinate azioni che vi potenzieranno, o altrimenti metterla nella zona del mercato. Vi dicevo, il mercato ha solo una delle caselle scoperte, la mettete su quella scoperta e quello lì, quella casellina che vedete, sarà un potenziamento per la vostra aeronave. Quindi voi poi, non con questa azione, per ora lo mettete solo lì, ma grazie a questa azione poi potrete prendere, pagare e prendere quel potenziamento. Quindi con la seconda azione prendo semplicemente uno e lo metto lì. Non solo, posso giocarlo in modo più tattico, perché con la seconda azione io posso seguire il flusso del vapore. Lo so che sto mettendo tante informazioni, ma è così che funziona il gioco, è un po' complesso. Se io ad esempio un segnalino vapore a livello 5, non sono obbligato a metterlo a livello 5, posso metterlo intanto anche ai livelli inferiori, ma non solo. Posso anche seguire, vedete questa freccina qua? Posso seguire il flusso del vapore e utilizzare le abilità dei pezzi macchina. Ad inizio partita ognuno parte con due potenziamenti e poi, come vi ho appena fatto vedere, potete acquisirli durante la partita. Bene, durante la seconda azione, prima di allocare, diciamo, questo vapore ad un determinato livello, potete fargli seguire il flusso del vapore facendolo diminuire di potenza, quindi non potrete magari più arrivare a quel livello 5, però nel mentre lo fate passare, diciamo, dalla parte inferiore, vedete proprio il tragitto della freccia, potete fargli attivare le abilità delle tessere che sono sotto, non necessariamente una sola, potete anche dal 5 portare al livello 1, quindi poi metterlo al primo livello della città. Nel frattempo fargli attivare tutte le abilità che sono sotto dal 5 fino all'1, quindi gli fate attivare un sacco di abilità. Spesso le abilità hanno anche la necessità di pagare un costo, quindi non è che potete sempre attivare tutte le abilità. Però è molto molto tattica come cosa, perché sarete voi a decidere quale attivare, quale no, se poi utilizzarlo di un determinato livello, se andare al livello 3 e attivare due abilità. Insomma, è molto difficile, perché soprattutto perché dovete sapere poi i significati di tutti i simboli. Vi dicevo, è indipendente dalla lingua, però dovete sapere, cioè dovete leggerli da qualche parte i significati di tutte queste azioni. Infine c'è la terza azione. Quindi la prima azione era per aumentare la potenza del vapore, la seconda azione è, grazie a questa potenza aumentata, prenotarsi per andare ad un determinato livello. Quando volete potete fare la terza azione. La terza azione vi permette di andare con la vostra aeronave a tutti i livelli che avete prenotato. Quindi non è necessario, faccio la seconda azione, mi sono prenotato un livello e il turno successivo farò la terza per andarci. No, potete anche fare, mi prenoto tre livelli e poi, facendo questa terza azione, in uno stesso turno vado a tutti e tre i livelli, perché li ho già prenotati tre. L'azione di andare a quei livelli, beh, è funzionale per attivare le azioni che vi siete prenotati. Quindi vi avevo detto, sono andato nella zona del mercato per prendermi un determinato potenziamento. Bene, lo prendo e lo metto sulla mia aeronave nella casella che voglio. Vedete, ci sono tutte queste caselle, lo metto dove voglio. Oppure sono andato nella zona della fabbrica per attivare una determinata azione, bene, la attivo. Dopo aver preso il pezzo che mi serviva o attivato l'azione, riprendo il mio segnalino vapore e lo metto all'inizio del tracciato del vapore, quindi ripartirà da capo. È anche vero che ci sono delle azioni che permettono di aumentare il minimo del vapore che potete avere, quindi se vedete questo segnalino lo sposto in avanti, così quando poi rimetterò il vapore sul mio tracciato ripartirà da un valore maggiore. Le azioni sono tantissime, non ve ne parlerò ora nel dettaglio. In generale vi permetteranno o di prendere delle risorse, esistono due tipi di risorse, cioè le gemme e i pezzi di macchinario, non mi ricordo come si chiamano. Oppure esistono anche azioni, ad esempio, che vi permetteranno di prendere i favori del popolo, quindi, o semplicemente guadagnare anche punti vittoria, oppure delle azioni che vi permetteranno di avere delle risorse automatiche senza doverle spendere, perché poi voi acquisirete le risorse, ma sulla vostra aeronave potete portare un massimo di 3 risorse, quindi vi può far comodo avere dei potenziamenti alla nave che vi permettono di avere delle risorse automatiche. E le risorse, come vi dicevo prima, serviranno poi per acquistare nuovi potenziamenti per l'aeronave. L'unica altra cosa che mi rimane da dire di questa terza azione, ma in realtà di tutta la struttura di gioco, è il passaggio che potete dare ai passeggeri, appunto. All'interno di questa città ci sono passeggeri nobili e passeggeri invece operai.
I nobili per lo più vorranno andare verso i piani più alti della città, gli operai verso i piani più bassi. Ecco, come funziona il passaggio? Se voi in un turno passate in un piano in cui è presente proprio il meeple di un operaio o di un nobile, potete farlo salire a bordo. Poi, quando voi vi muoverete verso il piano a cui vuole andare quell'operaio o quel nobile, potete farlo scendere e farlo andare a quel piano. A che cosa serve questo e come fate a sapere qual è il piano a cui vuole andare? In fondo alla plancia ci sono delle tessere che vengono cambiate durante la partita e vi dicono ai piani a cui si vogliono spostare, e se sposterete un nobile per lo più vi darà dei punti vittoria, perché vi dà potere, insomma, mentre se aiutate invece un operaio nello spostamento, questo vi aiuterà a potenziarvi la vostra aeronave, perché in un certo senso è come se si mettesse al lavoro su quella. Bene, detto questo, non vi ho detto tutto, non vi ho detto ad esempio della possibilità di rubare determinate azioni dagli altri, della possibilità quindi di interagire l'uno con l'altro, che comunque c'è, le possibilità di tante altre azioni che ci sono, la possibilità di utilizzare quei potenziamenti come se fossero bandiere da aggiungere alla vostra nave, cosa che non vi dà un potenziamento alla nave ma vi dà dei punti a fine partita. Insomma, le possibilità nel gioco sono tante, io ora ho cercato di farvi un quadro generale delle regole e lo so che sembro andato nel dettaglio, ma vi assicuro che è comunque un quadro molto generale delle regole. Ok, siamo arrivati alla parte finale del video, spero di non avervi già ucciso mentalmente a spiegarvi queste regole, perché io vi dico la verità. Prima volta che ho visto il gioco tutti i componenti veramente stavo morendo, perché appunto sono pieno di cose da fare in questo video, stavo morendo. Appena ho provato la prima volta, in realtà anche appena ho letto le regole la prima volta, ma me ne sono innamorato, cioè è l'ambientazione. A me, l'ho sempre detto, mi piace fantascienza e come la fantascienza mi piace anche l'ambientazione steampunk. Certo, è pesante ma è gratificante. È molto gratificante, è gratificante sia quando vedete tutti i componenti buttati all'aria e li mettete sulla vostra plancia e torna tutto perfetto, tutto ben organizzato, è gratificante nel momento in cui riuscite a potenziare la vostra aeronave, vedete che riuscite a fare le azioni più facilmente, vedete piano piano anche graficamente migliora. È vero che per diventare gratificante a questi livelli deve essere giocato da delle persone che hanno un minimo di dimestichezza con i giochi da tavolo, quindi anche se in realtà ho iniziato già ad elencarvi un pochino i pro, oltre a quello ci aggiungo appunto la grafica, che sì, è molto piena, ma è lo steampunk ad essere così, quindi riproduce fedelmente quello che è lo stile steampunk. Un'altra cosa, le regole appunto, nonostante facciano paura all'inizio, poi si riescono ad apprendere abbastanza bene se avete un po' di dimestichezza con questo genere di giochi, quindi non è che sono banali, però per la complessità poi di ragionamento, cioè il difficile non è capire le regole, il difficile è capire tutte le variazioni, quale è meglio fare piuttosto che un'altra, dove mettere le tessere, ma faccio questo o questa, e capire poi che cosa fare, però le azioni sono chiare fin da subito, una, due o tre, cioè non è che ci sia tanta scelta. Se arriviamo invece a quello che mi è piaciuto un po' meno, da un punto di vista organizzativo, perché vi ho detto, lo mettete sul tavolo, torna tutto bene, e poi però lo dovete rimettere nella scatola. È comunque un setup non banale. E oltre a questo, la scatola non aiuta. La confezione non ha praticamente buste al suo interno, perciò la suddivisione dei vari componenti è un po' difficile, cioè voi mettete tutto nella scatola e poi ogni volta ridividere per tipo, per cosa, è molto lungo e perciò ci perderete un po' tempo a causa di questa gestione, diciamo, dei materiali. È vero che, e questa è una cosa molto carina, nella confezione ci sono dei piccoli, dei divisori, diciamo, in cartoncino che hanno proprio messo, sono molto carini questi, grazie ai quali potrete aiutarvi un po' a dividere i componenti, ma è anche vero che le buste sono più funzionali, le buste o perlomeno dei coperchi in plastica, perché se voi mettete il gioco in verticale vi si ribalta tutto, e questa è una cosa che ho provato sulla mia pelle. Per concludere, vi ho accennato la possibilità di giocare la modalità in solitario. Io purtroppo non l'ho provata perché nel regolamento che si trova in inglese non c'è scritta, quindi non so, cioè me la potevo immaginare come funzionava, però la proverò sicuramente in futuro, magari vi farò sapere sui social che cosa ne penso, ma sinceramente, vista la struttura di gioco, penso possa funzionare molto bene anche una modalità in solitario. Bene, detto questo, io spero di non avervi annoiato troppo, era una recensione più impegnativa, me ne rendo conto, perché è il gioco più impegnativo. Io ho voluto darvi delle impressioni, ho voluto racchiudere tutto in un video, anche spiegandovi, non nel dettaglio, ma
abbastanza approfonditamente le regole, insomma, su come funziona il gioco, ma spero di non avervi annoiato, perché di solito vi ho abituato a recensioni un pochino più dinamiche. Ecco, fatemi sapere nei commenti se la tipologia di gioco vi ispira, che alla fine, se ben vedete, è una specie di piazzamento lavoratori, ma molto ben mascherato, perché il vapore è come se fossero i lavoratori che mettete sui vari livelli, molto ben studiato, molto ben congegnato e che poi ha molte variabili, però di fatto la struttura di base è quella. Insomma, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se pensate di supportare la campagna Kickstarter quando sarà disponibile verso fine settembre, inizio ottobre, almeno secondo i piani originari. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividete il video, passate anche su Facebook, su Instagram, anche se ultimamente non riesco ad essere molto attivo, però presto ci saranno un bel po' di condivisioni, quindi passate a mettere un mi piace, passate anche da Twitch perché presto rinizieranno le serate con i libri game. E detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.